Oh, eccoci qui, benvenuti nel settimo episodio di Lords of the Fallen. Non registro da veramente un sacco di tempo per via degli impegni ragazzuoli, ma oggi siamo di nuovo qui. Dall'ultima volta non ci sono state chissà quali modifiche. Diciamo che ho semplicemente potenziato la spada che avevamo trovato la volta scorsa, però sete di sangue, che sembrava molto utile per questa build. E credo che ci stiamo andando ad infilare per Karrat alta. A questo punto, dopo il colosso che abbiamo sconfitto la volta scorsa, perdonatemi perché mi dovrò un attimo riabituare a tutto. Purtroppo, perché non lo apro veramente da tanto, tanto, tanto tempo. Andiamo subito in Umbral, ovviamente. Era da... va bene così. Era da un botto che non giocavo a Lords of the Fallen. Dove? Tanto di là c'era già un segreto. Si era buggato il signorino. Dovrò rientrare nel mood. Aia, nuovo range di livello. Qua siamo, eh. Vedendo i danni. Maledetto. Cosa c'era di qua? Un mimic? No. Ah, ok. La mappa del distretto minerario di Karrat Alta. Va bene. Ha droppato anche il signorino. Cappuccio della quiete. Maronna, questo sarà un altro luogo pieno di cadaveri che ci si alzeranno dietro al culo. Ne sono abbastanza convinto. Tutta tra l'altro in giro cenere. E addirittura una doppia combo non basta? Per quelli base? Greve. Molto greve. Ah, visto che qua rischiamo di rimbalzare, fammi andare a due mani. Perché dritti non si può proseguire, però possiamo andare di qua. E tra l'altro c'è una zona umbral per scendere sotto. Credo dovrebbe portare alla stessa roba. Lo sapevo, minchia, ti ho visto attraverso il muro. Ehi, gli è fregato niente. Sì, comunque a due mani è incredibile. Effigie sprezzante. A due mani si fa molto molto più male. E non rimbalzi sui muri, che continuo a dire. Questa sembra una cazzata. Aia, che dolore. No, ho sbagliato. Va bene, l'animazione quanto cazzo deve durare. Sparito, signorino. Salve lei. Intanto mi devo ricordare di disattivare la difesa sacra, perché questa consuma. Questa è utile contro i boss. Sai, del fuoco minore. Minchia, comunque è incredibile quando abbandoni un gioco tipo per una settimana e poi torni. C'è l'inferno, cioè non ti ricordi veramente niente. Veramente, veramente niente. Madonna, qua che cazzo è successo? Lì c'è un signorino di spalle che era messo sempre per... farti fregare poi da quest'altro. Dicevo che a noi andiamo di effetti di stato comunque, perché questa spada dovrebbe fare anche fuoco, da quel che so. Antica spada di Mondstadt. Buona. Allora, giù c'è un parassita. Qua era una zona solo umbral. Sì, perché si sale per andare di là. Lì c'è una statua per tornare in vita. Così facile. Niente che mi salta in testa. Ah, no, infatti. Mi sembrava troppo semplice. Sguardo polverizzante. È un'altra arma ranged. Figa. Figa, figa. Lì giù vedo un mimic. Sì, quello è palesemente un mimic. Sotto c'è un altro potenziamento per la cura e un albero. Ergo ci sarà quella solita merda. Sicuro. Di là c'è un passaggio, credo che ci si possa salire. A meno che uno non si può lanciare sull'albero. Sì, è uno shortcut, ti puoi lanciare sull'albero, figata. Magari per fare un pelino più in fretta. Salve lei, eh. Oh Cristo, no.
Un altro di quei signorini. Va bene, voi mi raccomando, cominciate sempre a spawnare quando non dovete spawnare. Ah, beh, è vero che è in ritardo quella roba. Me la dimentico sempre che è in ritardo. Vieni qua. Ho capito. Ma basta, Dio Madonna! Ok, l'ho ucciso anche. No. Vieni. No, si è buffato. Questo non va bene. Becca! Oh, si è rotta la stance, madonna, ce l'ha fatta. Questo ce l'abbiamo gestito veramente bene una volta tanto. Usciamo un attimo da Umbral. Perché vedo che questa è una di quelle zone molto belle. Mettiamola così. È una di quelle zone molto molto belle. Dato ci stanno un sacco di anime in giro. Fottiamo tutto. Quanto cambia il mood da dentro e fuori come al solito. Allora, di là in realtà credo che sia una roba solo Umbral. Sì. E allora mi sa che a breve ci ritorneremo. C'è un piccolo checkpoint. Di qua c'è roba, allora il checkpoint io lo metto. E c'è anche un mietitore, e vai, tutto. Salve. Salve. Dai, attacca, non c'ho tutto il giorno. Bravissimo. Aia. Stai a cuccia. Ah, madonna di Dio. Allora, aspetta, riposiamoci. Avrei dovuto farlo all'inizio. Oh cazzo. Oh cazzo, questo no. Ma scusa, ma mi stavo muovendo. Vabbè, gli è fregato niente. Vabbè, ho fatto la schivata bene il gioco col cavolo che ti premia, eh. Senti. Buoni, piano. Chi in che posto di me? Vabbè, ma vaffanculo però, eh. Pendente del distacco, aspetta, aspetta. Ma ho capito. Ma che cazzo ogni volta. Aspettate, no, qua ce la facciamo fuori Umbral. Perché se no è la fine. Adesso possiamo tornare in Umbral perché non c'è più l'amichetto nostro. Cioè, la morte, ma va bene. Dov'è? Non può arrivare, si è buggata. Meglio così. Vedo tanti parassiti qua davanti e anche una signora. E la madonna di quanta roba. Aia. Devo eliminare il parassita, altrimenti non posso ucciderli. No, ho sbagliato. Ma perché l'ho messo sull'R1, la difesa sacra? Ogni volta mi confondo. Beccate. Minchia, ha funzionato, ma sono durissimi. Tu non te sei stannata con tutta sta magia. Aia. Greve. Vieni qua, dai. No, ma ha ripreso. C'è anche la morte lì, Boni. Porca troia. Vieni qua, su. Va bene, senti, vaffa culo. Bella.
Se ti vuoi buggare là, buggati là. Io non ne voglio sapere niente. Tu eri un mimic? No. Avevo visto qualcosa che si muoveva. Promessa di Adir. Aio. Sto giocando veramente male oggi, ragazzi. Perdonatemi. Certo, una roba del genere potevate mettergli anche meno HP, onestamente. Onestamente, potevate mettergli molti meno HP. Visto che è una roba che c'ha un sacco di robe, questo è un mimic, spawn, nemici e compagnia. Potevate renderla un pelino più fragile, visto che ti distrai un attimo e c'è un esercito della salvezza che ti attende. Oh, Nelak, una runa! Falena vestigiale, zampa fortunata. Va bene, sotto ci sarà sicuramente un boss perché tu non mi dai un potenziamento esatto così a gratis. Ma mai nella vita. Tira palle di fuoco. Boni. Calmissimi tutti quanti. Bisogna giocare strategici o anche detti da stronzi, perché bisogna fare le cose quatti quatti. Ho finito le gemme per il mana. Questo è un problema. Però salve. No, proprio frega cazzi dell'attacco caricato. Frega niente. Sciottato così. Sciottato brutalmente. Ho visto la mia vita che è stata decimata. Ah, perché questa fa l'effetto esplosione. Quindi credo che mi è esploso qualcosa sotto al culo, perché mi si è accumulato l'effetto di stato. Boni. Vieni qua. Calmi. Parsimonia, sì, le esplosioni. Ovviamente a voi non vi fanno niente, eh? Ovvio. Ovviamente a voi non fanno niente. Allora, c'è una via qua. Per... Aio, perché mi è arrivata una palla... Ah, perché sta là. Va bene, è salita anche lei. No, sono morto. Sono morto, sono vivo. La calma. Ci vuole calma. No. Piano. Madonna, sono rimorto. Madonna. Boni, perché qua ci vuole un attimo. Porca troia del male. Però io tecnicamente a questa roba, tipo gli elementi, dovrei essere anche un pelino più resistente, però. Cioè, questa è una cosa che veramente mi lascia di stucco, ragazzi. Io ho letteralmente solo statistiche da incantatore. Cioè, finché dici ti arriva una pizza in bocca melee che ti apre malissimo, va bene. Ma cazzarola. Così veramente greve, eh. Cioè, per un incantatore allora deve stare costantemente con la barriera magica attiva. Perché se no qualsiasi cosa ti scioglie. Armatura incantatrice infernale. Là effettivamente si può salire. Non c'è per niente una roba che mi si vuole inchiappetta appena salgo. No signore. Assolutamente. Allora lì c'è un drop. Devo prenderlo. Passiamo rapidamente all'arco. Radice del tramite. Oh, un anello. Figo.
C'è un droppino. Qua sopra c'è sicuro come l'oro qualcuno, perché dietro alle sbarre, dai. È che non lo sapevo. Vieni qua. Questo ti ha fatto male, eh. Non c'è nessuno? Oh! Giavellotto con vessillo della protezione. Figata. Magari può aumentare la difesa degli alleati. Molto, molto interessante. Di qua si sale. C'è un uovo che si schiude. Oh, cazzo. E c'è anche un devastatore. Duro come l'adamantio. Come al solito. E va bene. Roma-Milano come ogni volta, noto, eh. Allora, aspetta, però facciamoci un attimo furbi qua. Perché le varie morti mi hanno imparato una cosa. Che in Umbra l'affrontare sti stronzi è un piccolo dito. Perché c'hai costantemente i minion che ti spawnano attorno. Soprattutto con l'attenzione che ho oggi, è pericolosa come roba. E che puoi prenderlo in furtiva questo, perché fa talmente tanti passi. Allora, e vabbè. Però vaffanculo, eh. Però onestamente vaffanculo. Dai, attiva sta merda, ho capito. Va bene, ero dall'altra parte, ma a quanto pare non te ne è fregato niente. E il fatto è che poi il gioco, ragazzi, diventa che veramente io da incantatore devo giocarmelo così. E mi dispiace. E mi dispiace. Devo praticamente farmarmi 200.000 gemmine del mana. Perché tanto le consumo come la merda. E basta. Ed è un vero peccato. Ok. Questa è la roba dei minatori. Infatti ci stanno i picconi. Salve. Antica spada di Mondstadt, ovviamente. Ormai siete scontati che appena faccio qualcosa cominciate a spawnarmi dietro al culo. Siete veramente scontati. Ok, la via è di qua, sta spawnando roba perché sta laggando tutto. Martello grumoso è un'arma, quella da lancio. Facciamoci un riposino. Allora, fatemi vedere se ho qualcosa da utilizzare. C'ho qualche teschietto. Uno. Mettiamo sti punti sulla vitalità. Migliora. Dov'è? Che era la vitalità che aumentava la vita? Sì, portiamola a 18 per quanto possa servire. Ma scusate, ma mi è cambiata la spada? Ah, avevo rimesso questa per sbaglio. No, rimetti questa qua perché purtroppo è quella che ha la gemma dentro. Si va di qua. Oddio, un altro di quei cosi. Però c'è un ricordo. Sento rumori di cani. Potere di Adir. Ok, era qualcuno che qui faceva le cosacce con Adir. C'avete qualche parassita? Tu sì. Che tanto, vedete, quei filetti così sono i parassiti. E quelli come... E come sono i nostri quando siamo in Umbral. Ah!
No. Buono. Giù. Vabbè, ho capito, zio. Ah, perché è resistente al tipo di danno che gli sto facendo. Forse perché fa danno da fuoco sta roba. Ma qua tocca entrare in Umbral per forza. Quindi stiamo entrando nella miniera? Honored nobles and fellow visionaries, you placed your trust in me. And did I not deliver on all of my promises? Your coffers overflow. Your influence has never been greater. And your every little desire and indulgence are fulfilled. As you deserve, as it should be. And while there are those who look upon us with contempt, who call us decadent, callous, depraved, these are merely the ignorant and envious whinings of the irrelevant. And what you have achieved so far, thanks to my guidance, well, that is merely the beginning. Ok. Vabbè, stavano facendo le porcate con Adir. Tavoletta runica scheggiata. Ok, un'altra. Allora, di qua si va nello scantinato. Però c'è una via anche di là, dove sicuro c'è un cane, perché l'ho sentito. Eccolo lì. È proprio a incrocio. Buoni. Chi è? Ah, pure tu. Salve lei, Arrivederci. Posto stretto, quindi bisogna stare a due mani. Per uscire da Umbral, ma a sto punto esploriamolo un po' in Umbral. Saliamo su, perché di là sicuramente ci ricolleghiamo all'altra discesa. Sento rumori di roba che attacca, ma qua non mi sembra ci sia niente. Uno scrigno. Pantaloni da osservatore. Ok. Credo che sia tipo una sorta di balestriere o compagnia. Sotto c'è della roba. E sento ringhiare, ma mi sa che sono questi a sto punto. Ah, perché ci sei tu, maledetta. No, saranno spawnati tutti i bambini? No. Questo è un mimic messo così qua. È da stronzi. Ok. Solita zampa fortunata. Effettivamente credo che qua ci ricolleghiamo. Esatto. Qua vedo del parkour. Salve a lei. Lì c'è una piccola roba dove entrare. Eh sì, stiamo entrando, mi sa... che era Dedalo senza luce. In quella roba lì. Libro Umbral. Oh oh, questo mi interessa. Poi leggiamo. Ok, un drop è caduto giù. Possiamo pure scendere. Ah, vero, fatemi rimettere il catalizzatore. Oh, cazzo. Aspetti, Certo, madonna, un attacco caricato così. Però dovrebbero fare che se non stanno in allerta... fai molto più danno alle posture. Cioè, quasi che me lo dai assicurato. Premiamela la furtività. Il fatto che io appunto sono riuscito a arrivargli alle spalle in furtività. Tipo molto Bloodborne. E la Madonna.
Salve a voi, eh. E ai minatori. Ho paura del male che possono fare. Lenti. Però. Alabarda da osservatore. Allora a sto punto non mi viene da pensare che sono semplici arcieri o balestrieri. Avevano un compito, perché sennò non lo armi di alabarda. Residuo umbral. E visto che sta per spawnare il nostro caro signorino, io direi di andare a farci un riposino. Cioè almeno usciamo da umbral. A tempo debito ci rientreremo. Oh, guarda che bello pure sta roba qua. Che figa. Sei un mimic? No. Mappa di Dedalo senza sole. Ok. Quindi penso che poi da qua ci ricollegheremo a Calrat Alta. Una vestigia. Di qua. Chiave di... Ah, è vero! Ma di qua siamo collegati a Calrat Bassa, eh? Vedo del fuoco. Ah, magari è quella zona alta. Vero. Che non ci siamo potuti andare. Vestigia di Antulli, l'incappucciato. Sembra presa per il culo. Non ha la testa. Possiamo fare un altro livellino in vitalità. Portiamola avanti, ragazzi, perché altrimenti ci sciotta qualsiasi cosa del creato. Magari anche riposarsi. Mi dimentico che non è Dark Souls dove basta sedersi al falò. Allora qua stiamo andando ad infilarci in posti stretti. Ci stiamo andando ad infilare in posti molto stretti. Oh, guarda che bello però. E ti pare che c'era subito un incantatore a rompere i coglioni. Andiamo dall'incantatore, va. Anche se ci stiamo portando dietro della roba. Buono. Però vedete, anche se hanno il parassita che li rigenera, adesso puoi ucciderli. Devi soltanto andarci un po' più duro. Salve, eh. Ho tirato un calcio per sbaglio. E non so se rientrare subito in Umbral. Perché questo mi sa di posto molto intricato. Una scala, sarà uno shortcut. No, andiamo in Umbral, dai. Così ci facciamo già subito tutta l'esplorazione, diciamo così. Giustamente una miniera, quindi Deralium come se piovesse. Salve lei, eh. Peccato, non ti posso colpire. La via che il gioco mi suggerisce è di qua. Qua c'era un parassita che finalmente possiamo guardarlo. Guardate che strano. Sempre un occhio, però con le fauci. Che ha un punto di spawn. Ok, quelli che però permettono la rigenerazione, cioè quindi puoi andargli face e distruggerli, sono piantati per terra. Mentre quelli proprio che ti rendono immortale sono tuoi personali, perché non li puoi togliere. Cioè, non è che non li puoi togliere, seguono a chi sono stati dati. C'è qualcuno qua? Madonna, guarda. Qua siamo veramente allo scolo? Sono stato a D? Ho capito. O schivavo la palla di fuoco là, o schivavo la botta del piccone. Purtroppo. Non si poteva fare altrimenti.
Salve. Cura per il veleno non è un buon segno. Oh. Quella è una trappola. Perché non sono nato ieri. Mettiamola così. Quello si sta per sfondare tipo 100-100. Non ce la farò mai. Appunto. Ah, è qua, se non stai in Umbral, visto che ci stanno questi senza testa, è tutta acqua. Qua se non stai in Umbral è tutta acqua. Ci stanno anche i funghi. Ma cosa avrebbero potuto fare per renderle ancora più utili queste sacche di Umbral? È che magari ti potevano rigenerare anche il mana. Quello l'avrebbe rese molto molto più utile anche per gli incantatori. Facciamo un po' di luce. Qua sarà una bella gatta. Meno male che con le spade a due mani non rimbalziamo. Vedo che vi siete divertiti. Facciamo boom boom. Non è così facile, non vanno a catena a quanto pare. Uno boom boom l'ha fatto. Oh. Sotto si scende. Tanto qua te la devi fare anche in Umbra. No, ho sbagliato. Pensavo fosse esploso. Qualcuno che è stato lanciato in mezzo al veleno. Sì, devi... Mira il ricordo, per favore. Ah. E deduco che voi siete le anime di quelle povere persone che sono cadute. No, per adesso proseguiamo. Oh, c'è un checkpoint, metti. E lì dentro però c'è qualcosa. Come ci posso scendere senza rompermi le tibie? Sperandoci sì. Lehe! Allora, roba c'è. No, vaffanculo, non v'avevo visto. In mezzo a quel casino d'effetti, Dio Cristo. Senti, facciamo così proprio, vecchio stile. Fatto cazzata, minchia che male. Stavo per shottarmi da solo. Però stranamente non ci sta trasformando facendo le cose a parte farmi perdere le retine. Quindi va bene. Allora, sediamoci un attimo. Torniamo subito in Umbral. E si prosegue. Sopra c'è qualcuno che ci sta lanciando le magie perché sia mai... Ah, ok, perché sei stato tu a farli cadere. Gli hai fatto esplodere la scala sotto al culo. Che infarto. Va bene. Metal Gear, de botto. Anello della prima bestia. Qua dove siamo tornati? Ah, siamo tornati nella parte alta di dove siamo arrivati. E c'è la leva per aprire la porta. C'è anche... un passaggio di qua, esatto. Perché c'era il droppino. Croce di legno. Non è una croce mai nella vita, ma dettagli. Vabbè, quello apre quella porta lì. Sta scala porta giù. Però da qualche parte non dovrebbe esserci anche il tizio che cade di sotto? O no? Intanto è arrivato anche il mietitore. Che si è teletrasportato là sopra, come ha fatto? No, dai, voglio il drop. Ma vaffanculo, dai. Che palle, mi devo rifare scale. Dai, scendi.
No, ti sei voluto buggare, maledetto. E ti sei voluto buggare. Ha schivato. Attenzione. Vi hanno migliorati. Allora, facciamoci un attimo le scale. Oh, che bella la mano che tiene il soffitto perché magari stava crollando. Però strano, cioè che gli dà una mano. Granata di fuoco migliorata. Cappuccio della quiete, va bene. Adesso possiamo andare di qua. Gente che spiccozza. Un droppino, pepita di quelle fighe. No, ok, mi sa che forse hanno proprio depotenziato i parassiti. Non si apre, la via è di là. Dietro c'è una scala. Forse hanno potenziato proprio i parassiti. Li hanno resi molto più... che non ti rendono fottutamente invulnerabile. A meno che non hai tanti 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 HP. Sotto è dove siamo passati prima. E sopra andremo nella parte alta, dove anche magari si cade. E va bene. Dai, calmo. Allora, di là adesso ci andiamo. Prima andiamo di qua. Vedo... no! Madonna, vedo un bel luogo. Ok, sì, qua è dove siamo caduti. Dar di base. Strano. C'è anche una matriarca, ma tipo sicura? No? Stranamente no? Mi sembrava un nido solito. Intanto c'è qualcuno che sta cadendo all'infinito. Questo qui. Mira dell'editto. È una balestra. Figa. Tu? Ti elimino dalle tue sofferenze. Croce di legno. Quanti drop? Basta spawnare! Ma ho capito, ma è un continuo. Delle robe per il mana che fanno sempre comodo. Allora, su mi sa che non si può continuare. Eh no, perché dove eravamo prima, no? Fai il test per me! Sì. Ok, me l'ha confermato. Quindi qua sopra serviva per quella balestra? E basta? Sì, perché poi si torna giù. Sto... no, mi son buggato. Boni. Boni che l'ho ripresa. Però devono rompere i coglioni costantemente. È qualcosa di incredibile. E dall'altra parte invece, se non muoio come uno stronzo... c'è un passaggino. Scudo fulvirano. Che poi ci porta... ah, ok, è la via che avremmo dovuto prendere. No, aspetta, allora. No, a sto punto ci conviene continuare. Ci conviene continuare. Ci abbiamo il signorino dietro al culo che sta arrivando. Syax. C'è un checkpoint. Io sai che vi dico, per non sapere né leggere né scrivere. Ah, non abbiamo semi vestigiali. Di qua? Di qua mi sa che è dove si va avanti. Di qua invece si può vedere un...
c'è una sorta di piccolo segreto e anche imboscata. Ah no, ok, si ricollega alla stessa zona in realtà. Qua a destra dovrebbe esserci la stessa zona in cui eravamo poco fa. Tu? Damn those overseer bastards! We told them this would happen! Oh, they'll pay for this! Come on! Swing those picks! Oh, just hold on, lads! We'll get you out of there! Ah, ok, gli osservatori erano... va bene. Mettiamole così, erano le guardie. Allora, corriamo verso un riposo. Perché porca troia. Porca troia, se qua si sta facendo rischiosa la situazione. Che tra l'altro, loro erano stati intrappolati qua sotto, È differente. Erano stati intrappolati. Perché noi siamo entrati grazie all'Umbral, che possiamo attraversare le sbarre e compagnia. Ma loro ci stavano là sotto. Ah, ma allora tu c'eri! Perché inizialmente no? Che eri? Ti eri imbarazzata, cucciolina? Perché tu dovresti essere rispawnato, mo? Solo tu lo sai. No, a cucci. Leppa. Dai, droppami un seme vestigiale che mi serve. No, m'ha droppato l'ammasso. Va bene. Perché è rispawnata però tutta... No, madonna, mi stavo per ammazzare. Figa, comunque questo gioco ti caccia fuori una cattiveria quando comincia a spawnare l'ira di Cristo, che è qualcosa di inverosimile. Perché non hai un attimo di respiro. Qua troppa roba che fa boom boom, vedo. Ovvio, già questo posto è molto molto largo. Facciamo che spawnano anche dalle fottute pareti. Non si sa mai, no? Tanto erano stati sepolti... Cioè, questa roba noi possiamo toglierla perché siamo noi, ma erano stati sepolti là dietro. Ok... Altra roba, no? Ci stanno cose molto esplosive. Eccole là, non l'avevo vista. Pensavo fosse un tizio vivo. Piano piano. Scudo dei sussurri. Madonna, che belli. Chi c'è qua davanti? Ah... C'è tutta l'allegra famigliola qua, vedo, Giustamente a te la magia Umbral. Oh, non ti fa niente. Quindi, carichiamo lei. Ho fatto per sbaglio l'attacco caricato. Va bene, stranamente ha funzionato. Sali del veleno. Piccoli nanetti, eravate sul soffitto, bastardi, Oh. Eravate sul soffitto pronti a fare un'imboscata, pure. Cioè, c'erano pure questi qua. Aio. Cattiva. Oggettino. Possiamo uscire da Umbral. Facciamolo, ma giusto perché poi ci rientriamo subito. Sotto c'è sta qualcosa che sta morendo. Bello che questi usano non solo il piccone, ma anche le catene che hanno i polsi. Molto molto figa come cosa. Aia, che staggerata che ha tirato.
Addirittura. Qua proprio non ci siamo fatti mancare niente. Allora aspetta, do. Perché no? Va bene. Non si sa perché qua non va. Non si sa perché, ragazzi, la mia magia qua è andata un attimo in pensione. Non ti stanni, eh? Sono morto se non mi curo. E vabbè, quanto deve durare quell'attacco? Vieni qua. L'animazione era finita 3 anni prima, però ha detto no, ok, la facciamo durare di più. Allora, io non so se dietro l'angolo c'è una vestigia, quindi... Ah, peccato che tanto non ce li ho i semini. Volevo pararmi il culo, ma niente. Oh, che infarto! Ma sei scemo, ma vai a cagare! Madonna... Sto team... Vaffanculo. Perché non posso? No, ok, era un bug. Che infarto! Mandatevene a fanculo! Ma così proprio! Salve lei, eh! Tanto mo spawnerà tutta la roba dietro. Perché ok. Ok, questo era il droppino che abbiamo visto dall'altra parte del muro. Ed è... pendente del minatore. Magari che aumenta la difesa? Appena troviamo un attimo un punto salvo. C'è qualcuno che ovviamente mi sta sparando. Ok, siamo arrivati in una zona particolare. Che ci stava? Ritrovo sulle... Allora, là sotto vedo un uovo. Vedo una di quelle teste. Però sicuramente c'è anche una vestigia qua da qualche parte. Eccola lì, la vedo laggiù. Dobbiamo resistere fino all'altra parte. C'è anche lo shortcut qua. Niente che mi salta in testa, che mi si vuole inchiappettare. Stranamente no. Frammento di Deralium. Ah, perché qua mi sa che c'è l'acqua. Quindi bisogna togliere quella roba lì da in mezzo ai maroni. Devi mirare quello, ok. E posso salire per andare al checkpoint. Poi ci stanno infatti i cadaveri vivi, cioè vivi, da quest'altra parte, da Axiom, che stanno volando. Quindi sì, è tutto pieno d'acqua. Perché lì c'è una diga. Questa è una diga. Sì. Di qua non c'è niente di utile? No. Allora scendiamo. No, con l'uovo là, col cavolo che ci vado così. Guarda l'ovetto Kinder là. Che era impiantato per terra, che bella come cosa. Ok. E c'è una vestigia. Ah, ci sei anche tu. Vestigia di Katrin. Riposino tattico. Livellino sugli HP. Ah, ne possiamo fare due? No, soltanto uno. Ciao. Come mai qua? Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear. This vestige, it marks where Katrin fell. She was a lamp bearer like you. But far more than that, she was my love. I left a token here in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone!
It's all I have left. No, ok. Figa sta cosa. Triste. Catrin and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love and we embraced what we had. Even though the Order forbids it. They found out and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Catrin's heart stopped. And not for long, thanks to the Umbral Lamp. But even as a lamp bearer, eventually there came a day when she fell. And didn't rise again. Madonna. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration. Va bene, questa è una piccola quest secondaria. Deduco che qua col cazzo che si apre. Oh madonna. La se scende in profondità. Invece sono 3 metri. Allora sì, qua è tutta acqua. Ci sarà qualche leva per aprire, no? No, lì c'è un ponte. Meno che la leva non sia sott'acqua. Però mi sembra un po' una cafonata. Dobbiamo affrontare l'ovetto Kinder invece. Eccolo laggiù. Vediamo quanto può fargli male sta roba. Ah, è interessante. Per il cavolo di niente. No, mi sono andato ad infilare in una roba dove non dovevo infilarmi. E addirittura se stanna. Mi sembra un po' troppo. Scusate, perché se sta... Ah, forse perché hanno fatto una patch in cui se sta aperto se stanna più facilmente. Perché, cioè, o sta spada è incredibile o l'hanno depotenziati. Di qua niente. Salve. Che ci sta come cosa il fatto che quando stanno aperti ovviamente si stannano più facilmente. Sperando che non succeda neanche con i doppi pugnali. Teschio del vigore intenso. Teschio del vigore intenso. Droppino interessante. C'è anche un signorino che si sta per rialzare. Allora, comunque sta mirando di tutto. Di tutto. Fuorché quello che deve mirare. Questo ce l'ha fatta, meno male. Nartun. Sperando che siano delle robe utili. Ma io devo trovare un modo... Ah, è vero, perché posso andare dall'altra parte, credo, passando in Umbral per di sopra. Meno che non c'era una leva che non ho visto, Conoscendomi. Ah, c'era quella leva lì, vaffanculo, non l'avevo vista. Soltanto che si può attivare solo non in Umbral. E questo dovrebbe far andare via tutta l'acqua. Becca. Eppa. Visto che vi piace tanto rompere i maroni. Certo, sta palombella fatta un po' col culo. Però. Ok. Anello delle ossa. Ah, di qua non si può proseguire. No. Pensavo fosse un passaggio aperto.
E va bene, io ho abbassato l'acqua. Ah, perché ok. Si è alzata la diga, quindi adesso posso passare. Non ci avevo fatto caso. Shortcut. Oddio, pure un'altra volta uno di questi. No. Oh minchia, lo schivo sempre. Cioè, perché non ha soltanto un ritardo sta cazzo di mo... ho capito, dai su. Non fare il figlio di puttana come al solito. Dio Cristo, il male. Va bene. Comunque con la tra la telecamera e la gente che ruppe i coglioni. E Dio Cristo però, eh. Aspettate, andiamoci a riposare, Dio Madonna. No, cioè, porca Eva. Che fastidio. Io continuo a dirlo, penso che questo sia uno dei nemici che più odio nel gioco, ragazzi. È qualcosa di incredibile perché è un carro armato e lui dovrebbe essere il più stronzo dei Rogar, eh. Questo dovrebbe essere il più stronzo dei Rogar. E vedete, sì, è una doppia finta. Fa una doppia finta perché c'è questo lunghissimo periodo d'attesa quando parte, poi quando arriva ha un altro periodo d'attesa e di carica e poi colpisce. C'è un altro di quelle bisce giganti. Al volo. Vedo qualcosa che sta correndo buggato. Penso sia un cane. Una lanterna di una persona che si è fatta scoppiare. Un altro cane maligno. Allora, andiamocene un attimo in Umbral. Come al solito, che novità, voi direte. Guanti da protettore, armatura da protettore. Oh! Qua? Tu, lanternina rossa, puoi rimanere anche là, onestamente. Tutto mi sciotta in questo luogo. Se prendo pure te, fine. Ok. Allora, aspettate perché questo è il classico posto che va pulito prima in normale e poi in Umbral. Perché c'è talmente tanto schifo in giro che è qualcosa di boh. Allora, tu... No, sembrava più incasinato in realtà. Penso che fosse semplicemente che l'Umbral ti... destab... No! Aio. Madonna, l'attacco... L'attacco in schivata. Quanto poco fa. Ok, ora possiamo andare in Umbral. Ok, sopra ci si potrà salire dopo. Credo. Sotto
è dove in realtà stavamo correndo prima, ma lì c'è un drop. Ok, spingi la scala. Eh sì, è dove stavamo prima con i due signorini. Non avevo preso un drop di quelli? Ma se faccio questo sto per morire come uno stronzo. Madonna no. Oh, era una quintessenza. No, in realtà è che era già stata aperta. Così, a gratis. Va bene, sì, era lo shortcut per dove stava il mietitore. Quindi si prosegue di qua. Lì c'è un'anima. Salve lei, eh. Messo proprio per i no hitter, per fargli da incubo. Va bene. Qua si può solo cadere. Ah, siamo entrati dietro quella porta qua. Esatto. Oh, che infarto! Dove cazzo eri? Anello di Berinon. Forse è quello che cerca lui. Però no, lui aveva detto un ciondolo. Una roba del genere. No, tu stai a cuccia. Ci dovrebbe essere anche un parassita. Eccolo lì, infatti. Cerchiamo una leva per aprire quel portone innanzitutto. Tu? Aio. Eccola, minchia, ste leve comunque in Umbra sono mimetizzate fortissimo. Dovrebbe essere lui, anche perché c'ha proprio il nome proprio e tutto quanto. Chiave di Dedalo senza nome. Ok, questo apre un paio di shortcut che abbiamo incontrato. Qui? Non si apre da questo lato. Attenzione, ma qua si va avanti. Eh sì, qua si va avanti. Aspettate allora. Mappa della cisterna di Kalrath. Torniamo un attimo indietro. Per vedere innanzitutto se il ciondolo è il suo. No, perché questo è Byron. Però prima di andare avanti io vorrei teletrasportarmi un attimo alle miniere. Perché c'era una porta che si apriva con la chiave di Dedalo. C'era questa. Io credo che sia un piccolo pezzo, dato che è bello. Lì giù c'è una mano fatta di fuoco, per ricordare Adir. Esatto, è fatta per ricollegarsi a un pezzettone di Kalrath bassa. Ah, la felicità qua vedo. La vita fortunatamente si è riabbassata per stare a Kalrath. Salve. Ci sono due vie. Buonissimi. Allora, adesso a sinistra. A sinistra c'è una signorina. A destra si scende. Ah, minchia, dove ci stiamo ricollegando? Dove cazzo ci stiamo ricollegando? Eh sì. Ma... oddio no. Oddio no. Ma che cazzo. Aspetta, qua ci dovrebbe essere uno shortcut. O no, no, forse era in alto. Eh sì, siamo dall'altra parte dove avevo visto il coso. Il droppino.
Qua preparatevi, ragazzi, perché sarà un po' di bestemmia di quella proprio forte, forte, forte. Ci sta un devastatore mischiato a quello stronzo lì. Devastatore, mai visto? Bravo, vieni su a mamma. Dai. Vieni. Oh. Un coccolone. Guarda che se te bughi là così a me va bene, eh. Non me lamento. Va bene. Scelta tua. Aspettate giusto perché questa è un'occasione che non ci si ripeterà mai più, ragazzi. Prendi la spada antica. Non fa nessun effetto. Ok. Bonnie, che questo... Ok. Fottigli l'anima! Non ha droppato quella merda di runa. O sta là... Ah no, sta là per terra. Va bene. Va bene, ce l'abbiamo. Ok, ma ce l'abbiamo. Adesso a ritrovare la nostra, eccola qua. Bello che ha mantenuto comunque il buff, eh. No, invece... Ma mi sa che era un caso a sto punto, ragazzi. A sto giro non l'ho stannato. Dai, fermo. No, era un caso. Vabbè, c'è il bug che si sta infondendo qua intanto, lo starete notando. Le scale sono arci nemico dei Souls-like. Sono morto. Ma porca troia, dai. Ma che cazzo mi ha fatto esplodere? Ah, perché erano arrivati quegli insettini di merda. Ah, si stava già ad aprire da solo. Allora aspettate, ne approfittiamo. Vieni qua. Schivata. Aia. No, su, stira. Un'altra roba per curarsi. Comunque credo che possiamo portarlo forse al massimo. Perché quante ne abbiamo trovate? Tipo due? O tre? Ok, e questo è lo shortcut con il signorino. Ti prego, non mi segui. Fatti i cazzi tuoi che campi cent'anni. Sì, mi era proprio una zona mia. Ah, non è vero, aspetta. Metto una cazzata. Perché ci sta anche la parte alta ora. C'è anche la parte alta, è vero. Voi non siete uova, che ovviamente siete uova. Mi sta arrivando una palla di fuoco là dietro? Ah no, è che c'era la matriarca. Vabbè, un'orda hai spawnato, ma che è? Salve. E arrivederci. No, finalmente un seme vestigiale che era da un tot che non li trovavamo. Becca! No. Sono morto, mi è esplosa sui denti questa invece. Ti piace fare il ranged? Va bene. Andiamo di ranged, stronza. Oh. Ci stiamo andando ad infilare? Va bene, non ci si può distrarre un attimo. Mi sa che stiamo tornando alla torre che poi ci ha portato Super Kalrat. Salve. Non c'è per niente un boss lì, assolutamente. La madonna. Come al solito dietro al culo, eh. Un droppino. No, siamo lì vicino perché quello è il ponte, ma non è propriamente la stessa zona. C'è un posto dove mettere
un seme vestigiale, ma anche no. Cura dell'ustione, questo mi preoccupa quando te le danno. Va bene, sempre messi da merda. Lì c'è un balestriere, quello è preoccupante. Dove cazzo ha schivato il personaggio? Al volo! Ha funzionato. E che range. Madonna, beh, giustamente questo è buffato con l'esplosione. Sì, credo che ormai sia confermato che è o bruciatura o esplosioni atomiche. Non c'è una via di mezzo, mettiamola così. Questo è lo shortcut, ok, del portone. Però questa è una figata perché uno appunto in game normale dice vabbè, ma che cazzo servono ste robe? Queste servono perché poi, appunto, nei vari New Game Plus, se uno se li gioca... Urca troia! Se uno si gioca i vari New Game Plus, vanno sempre di più a sparire le vestigia. Quindi se tu devi tornare tra una zona e l'altra e compagnia, queste fanno tremendamente comodo. Perché non ti devi rifare magari intere zone, davvero. Balestra bracconiere, sai del fuoco... Quello che... No, quello non è un distruttore. Che cazzo è quella roba? È a quattro braccia. Che cazzo è un... Oh, tra l'altro lì si può salire. E allora sì, ci ricolleghiamo in una torre secondaria. Che cos'è quel robo? È un boss nuovo. Io ti faccio ranged. Non gliene sta sbattendo niente perché non si sta attivando. Tu... va bene, sempre il tracking in culo, sia mai. Sì, è tipo un... Ho finito le cose, è tipo un robo. È imparentato con quello che ci caccia ogni tot. Sì, è quella stessa, chiamiamola razza di Rogar. Specie, vedetela come vi pare. Qua c'è un droppino. Sai del fuoco. Stronzo pure io. Lancia da rubapelle. Ok, credo che il suo nome sia rubapelle. Per di là si sale. Stiamo attenti perché qua ci vuole un attimo a bruciarsi. Allora si sale, sì. Ma io prima vorrei togliermi... Dov'era la statua? Un po' di Umbral. Torniamo subito. Però sì, queste sono proprio zone secondarie che servono per darti delle robe, degli oggettini, delle chicche e compagnia. Di qua non si può andare. Qua c'era uno di quelli. Guardate, è proprio messo. Cioè, ma io... Ma questa roba... Ma come cazzo vi viene in mente di pensare? Sì. È un'idea... sensata. Tanto c'era pure una matriarca così in 4 metri. Tu eri un po' confuso. Ce l'ho qualcosa per curarmi, sì. Dai, vieni almeno tu.
Porca Eva. Cioè, ripeto, secondo me l'unico problema per adesso che ha Lords of the Fallen è proprio questo. Cioè, c'è questa sorta proprio di difficoltà artificiale e compagnia, che è una rottura di coglioni. Non è sfida, è rogna. E basta. Cioè, il mettermi in uno spazio così piccolo, così stretto, con due di quei che non so i devastatori, adesso non mi ricordo come si chiamano, è la matriarca e tutta quella roba, che cosa vuol dire? Cioè, greve comunque. Salve lei, qua? Ah, ok, ma questo serviva per materiali del crafting. Possiamo andarcene allora. Ed è un peccato, perché avrebbero potuto mantenere magari... sono morto. Sono vivo. Non lo so neanch'io come. Avrebbero potuto tranquillamente mantenere lo stesso mood gestendosi molto meglio lo spawn dei nemici, il positioning dei nemici e tutta quella branca di roba lì. Cioè, perché proprio a livello di game design, mettermi due devastatori... Io li chiamo devastatori, ma non sono quelli. Però mettermi due di quegli stronzetti là sopra, che appena salgo sulla scala si triggerano e arrivano lì a gangbangarmi, che cosa vuol dire? Cioè, piuttosto mettimi uno di quelli a serpente, come cacchio si chiamano, i braccatori, che gira. E quindi io magari ho come focus principale il ok, devo andare là perché c'è questo qua che da là sopra continua magari a bombardarmi, a tirarmi le frecce e compagnia. Cioè, ci vuole un attimo a renderlo più normale come cosa. Allora, adesso dovremmo riaffrontare Satana, ragazzi. Quindi preparatevi. Diamoci anche un baffino difensivo. Fortunatamente il buff difensivo worka. No, ecco. Oppure questa cosa, mettere un nemico del genere in questo corridoio, perché tu sai, c'è un cane, che cosa genera. Va bene, sì, figo, però poi succede questo. Vuoi venire? Ah, quella è proprio una difesa. Ok, nailed it. Spada del proselito. O proselito, che tanto mi sa che è quella che utilizzava forse il nostro caro compagnuccio. Salve lei. E la Madonna. Stai calmo. Sarà spawnato di nuovo anche il padre. È vero che tu esplodi. Minchia, me ne sono ricordato alla fine. No, mi sa... E ho capito, la Madonna. Senza power up faccio veramente un peto di danno. E ho capito, power up. Cioè... Il gioco a quanto pare mi punisce come se fossi boh in una level 1. Dai, accuccia. Allora, qua ci dovrebbe essere un bacino dell'acqua. Eh sì, e lì c'è un ascensore per salire e delle rotture di coglioni dietro. Si può scendere lì. C'è un altro di quei cosi grossi grossi. Quella roba. Madonna, è dal basso che si sta cominciando a divorare tutto. Quelli sono i suoi artigli, le sue tentacoli, chiamateli come vi pare. Sì, che si sta espandendo. Madonna, che ansia. E se l'occhio gira per guardarmi è qualcosa di ancora più ansiogeno. Però sopra mi sa che andiamo a Calrat Alta.
Io in realtà infatti direi di andare proprio di là. No, metti un checkpoint perché non c'ho voglia di rifarmi tutta la roba. Riposino. Cioè io direi di andarcene sopra per adesso e poi continuiamo la prossima volta sotto, perché almeno Calratta Alta finisce da qualche pa... Porca troia. Eh sì, tanto era un boss, te lo presentavano qua, il rubapelle. Non ti stanni neanche a pagarti. Questa è una presa. Non so manco io come ho fatti quei due perri, ragazzi. Sì, comunque lui è una versione più debole di quello che ci viene sempre ad affrontare. Becca. Non lo shottare per favore. Ok. L'ho shottato con la seconda roba. Chiave di controllo. Coltello a rubapelle. Calzamaglia a rubapelle. Semivesti gialle. Volevo vedere che cazzo droppava. Beh, che posso andare a vederlo anche dall'altro signorino che cosa può droppare, perché quello rispona. Ok, perché sotto giustamente è tutto pieno dell'acqua. Però a quanto pare l'Umbral si diffonde molto molto più facilmente in acqua. Effettivamente. Però se vado di qua vado avanti con qualche quest. Alla fine dobbiamo trovare il ciondolo di quell'altro, ma io non lo so se il ciondolo di quell'altro si trova qua sotto, ragazzi. Può essere? Avevo detto che andavamo sopra, ragazzi. Ho mentito. Andiamo sotto. Perché il fatto è che me le sto tipo perdendo tutte le quest facendo così. Si vede proprio che sotto quel punto di vista Lords of the Fallen non è che è andato così tanto avanti. Ah, dobbiamo andare per forza in Umbral perché là è acqua. Guardalo che si allontana il parassita per proteggerlo. Figa come cosa. Eh sì, senza power up niente. E lì in realtà c'è un passaggio che si può fare soltanto in Umbral, di parkour. Madonna qua sotto. Sì, gli occhi comunque ci osservano, eh. Madonna. Sì, guardalo come si gira con noi. Che ansia. Che ansia. Ah, oddio, cioè... No, aspetta, quella è l'arena di un boss, è un mietitore boss. Qua è difficile. Madonna. Picca nota. Porca troia, sì, è un boss. Allora, ribaffiamoci. Porca Eva, ma perché? Olà! Sì. Portatore di quiete. Vabbè, così soltanto uno. La Madonna. Stai calmo. No, portatore in unità e vi... io sapevo che ce ne stavano tre. Dopo che ho visto lo spazio tra una barra e l'altra. Tra uno e l'altro. Buoni. Senza lock vanno affrontati sti stronzi. Stamina. Oh.
pelo. Il fatto è che se faccio gli attacchi post schivata, gli attacchi post schivata non fanno un cazzo di male, Dio Cristo. Come starete notando, perché gli fanno veramente la metà di quello che faccio con un colpo normale. No, eccomi. Vabbè, gli hai coperto le spalle, davvero amico, eh. Ok, un altro è andato. Va bene, così. Con una gomba, ha detto, muove sfondo. Dai, affanculo. First try, figli di puttana. In realtà, avendone uccisi tre, mi dovevi droppare tutto quello che droppavano. Madonna. Che cosa brutta. Per io soprattutto che ho il terrore della roba in acqua, ragazzi, voi non avete idea. Mi si sta raggelando il sangue. Ok. Maronna. Questa stronza, uno me l'aspettavo, due forse, tre soltanto quando ho visto che poi la barra era un po' particolare. Ascia di Marco. Specifica. Allora, lì c'è una zona in cui andare. Qua si può aprire soltanto da dietro. Sì, perché c'era la roba. Ok, perché qua è fatto per andare di qua. Credo. No, è fatto perché poi tu esci da là e torni di qua. Però puoi... No, non credo che ci puoi saltare. Cioè, ci puoi saltare, ma ci muori 7 volte. Lì c'è un droppino che credo si possa prendere quando buttiamo giù lo scolo. Là è dove stavamo prima. E l'unica via è questa qua sotto. E basta, sì. Allora. Di qua si scende e si torna lì dove eravamo prima. Fammi riandare a due mani perché si rimbalza come la merda. Sappi, amico mio, che io sto facendo tutto questo per te, per quel ciondolo di merda. Ricordatelo. Ah, qua si sale. Per... Oh! Ah, mi sa che ci ricolleghiamo. Oh, e tu? Ci ricolleghiamo a quella barra... Quella porta sbarrata? Senti. Ai, affanculo, e vieni qua. Buggati nel muro. Fai quello che vuoi fare. Sì, ok, là dietro. Ah, e a te chi cazzo t'aveva visto? Ma che cosa... Ah, ho finito anche le cure. Bene. Bene, ma non benissimo. Togliamo sta merda. Ok, questo è uno shortcut per la zona in cui stavamo prima. Però io direi di proseguire. Radici dell'occhio impassibile. Non lo so se oggi leggeremo. Probabilmente tutta roba che leggeremo... Leggeremo. Leggeremo la prossima volta, ragazzuoli. Oggi si va di full gameplay.
Ok, sì, è dove stavamo prima. Aspetta, che sto cane di merda subito dovrà... è pure il paparino. Mi dimentico che quando fate quell'animazione siete tipo invulnerabili. Allora, usciamo da Umbral. Però sotto, giustamente, è tutta acqua. Quindi rientriamo in Umbral. Visto che stiamo esplorando, mettiamo anche un semino. Non dovevo entrare in Umbral, ma sono scemo. Non si sta riposando. Ora sì. Eccoci qua. Lanciamoci sotto. Ecco, sta cosa che non puoi lanciarti dalle scale quanto... è un altro urto piccolissimo. C'è qualcuno di invisibile laggiù. So che dire lo vedo su qualcosa di invisibile. Guarda che tira le botte d'arco. Sembra una piada per il culo. Sì, è un Rogar che si rende invisibile. Credo sia un Rogar. Però è non morto. Guardate che pure le uova non ci ho mai fatto caso. Sono tutte piene di fauci e occhi. Che figata. Allora, noi stavamo venendo da di là. Di qua. Va bene, cioè comunque io vedi pure questa roba, un'altra roba per discutere sempre un po' del gioco. Ha anche l'uovo che esplode, lo triggera. Cioè, tu vuoi mettermi il nanetto che sta appeso sul soffitto, che fa le sue cose? Ok, mi crolla in testa, mi fa male, va benissimo. Però non fare che fa un AoE grosso come tutta la zona, perché se ne è dito in culo e figge nota. Mi sa che all'inizio del prossimo episodio avremo tanto da leggere. Avremo parecchio da leggere. Perché questa è tutta roba in realtà per praticamente la mia build. Cioè, questa è la cosa, ragazzi. Questa è tutta roba per la mia build. Allora, al dio c'è qualcuno che mi si vuole. No, dai. No, dai, perché qua tu, Dio Cristo. C'ha pure... cioè, gli hanno messo pure il parassitino, no? Sembra più in giro. Ecco, io qua che cazzo dovrei fare? Adesso si baffa il culo. Il sanguinamento però te fa male, maledetto, eh. Che tanto loro usano una sorta di Svayander piena di chiodi. Hai usato chiave di controllo del drenaggio. Fiala celestiale. Ok, quindi con questo noi togliamo l'acqua. A tutta la zona. Di qua c'è roba da dir. Porca troia se c'è roba da dire. Ah, ma è un oggetto utilizzabile. Pensavo fosse uno di quelli che puoi lanciare. C'era bisogno di mettermi sto stronzo dietro l'angolo mentre uno magari arriva e si sta leggendo la nota? Ma va bene. My friends, I know the journey here was arduous, and that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rogar,
Our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow. Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, may have driven us into the shadows, but are we not used to being condemned and hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh, and we who have remained faithful will be here to witness him usher in his glorious second reign. Va bene. Sega del fedele di Adir. Ah, mi sa che è quella, ok, che dobbiamo riportare alla signorina. Va bene. Tra l'altro, adesso che abbiamo abbassato l'acqua, cominciano a spawnare quelli affogati di morti. Ma quindi qua è finito. Tecnicamente, no? Io ho il terrore a scendere qua. Eccomi qua. Ah, le ossa. Ah, ok, perché adesso si è aperto quel passaggio lì, perché erano cascate tutte ste robe. Dove mi sto andando a infilare? Ehi. Boni. È ancora vivo. Aia, profondità della rivelazione. Ma in realtà qua... greve, eh. Qua greve, perché raga, questo era un luogo che era sommerso. Qua è un po' come se fosse, diciamo, il regno Umbral, eh. E si scende anche tanto, tanto, tanto. Porca troia se si scende tanto. Allora, cerchiamo di arrivare a una vestigia. Per adesso. Penso che proseguiremo per di qua a sto punto la prossima volta. Questo io spero sia un dead end alla fine. Annotazione incoerente sul diario. A voglia se questo è il regno Umbral. Lì giù vedo una di quelle robe per potenziare il Sanguinatrix. Lì c'è un ascensore che riporta... ah, ok. Quello è il collegamento che rifaremo con il tizio, con il signorino. Ci stanno due ascensori. Neanche uno. E si scende, si scende... credo fin laggiù in realtà, perché di qua non vedo roba. Allora, troviamo un checkpoint e andiamo a fare le ultime cose. No. Strano. E lo guarda. Madonna, se mi c'ero scommesso le palle, adesso ne avevo quattro. Dio Cristo. Che fastidio, Madonna. Che fastidio. E vabbè, ci proseguiremo la prossima volta. Però prima di tutto ci teletrasportiamo al santuario da Dir, perché mi sa che questa è la sega che voleva lei, sperando che questo non mi chiuda qualche altro finale o compagnia, però secondo me non è una roba che serve a me. Consegna la sega del fedele di Adir. Adir be praised. He'll see my devotion when I create life in his name. Another loyal servant to herald his coming.
Va bene. Oh! Vende l'armatura di quelli. Perseveranza di Adir. Portata Rogar. Proseito, guanti del proseito. Corona di chiodi, quella che hanno loro. Allora, e questo? Una volta impiegato, questo oggetto impedisce l'uso di Sanguinatrix nelle vicinanze di chi lo utilizza. Coagulatore del massacratore. Figata, perché coagula il sangue. Di pietà. Allora, questa sembra carina. Un ulu che ti consente di evocare dentro di te la perseveranza di Adir, aumentando la rigenerazione dell'energia. Per millenni gli adoratori di Adir sparsi nel mondo hanno praticato la loro fede di nascosto per non essere perseguitati, attendendo pazientemente il trionfo del trionfale ritorno del pastore rosso. You can make yourself scarce for the next part. I need to concentrate. Più che altro mi sa che si sta per staccare anche l'altra mano. Allora, riposiamoci un attimo. Perché effettivamente quella è... Cioè, col fatto che Adir va molto sulle mani... Quella è una sega insanguinata. E tu ti stai per staccare l'altra mano, vero? No, la vedo ancora lì, forse. Vabbè, a parte che come fai a staccartela l'altra mano, giustamente. Ciao. Fuck it! Useless in life and death. I followed the texts right. I know I did. Should have worked. I'll be with you in a deer's grace. I swear it. I'll be with you in a... Non è riuscita a fare quello che voleva fare? Si stava provando a segare via una gamba? A sto punto? Non lo so. Vediamo se è ricambiato qualcosa. Vedendolo così, non credo. There's another way. A surer way. To bring me into a deer's embrace. The practice is ancient. Taboo. But no true follower of a deer should choose caution over dedication. And I didn't come all this way just to hesitate now. I need to feed upon the flesh of the Rogar. But only the most powerful. Those whose strength will bless me in turn. I'm a tongue of flame in the inferno of Adir's vengeance. And a fire needs to be nourished. Make the sacrifices you have to. And bring me that flesh. Ok. Ci avevo preso la carne da dare a lei. New peace once for a time. Adir will give me that back. Va bene. Consegna la carne dell'incantatrice infernale. In the divine sight of Adir, I consume this blessed flesh. Consegna la carne della progenie rinnegata. In the divine sight of Adir, I consume this blessed flesh. More. Ma io non so se questa cosa in realtà ci porta nel tipo possibile finale di Adir. Sapete, non credo. Cioè, non credo che lei c'entri. Però va bene, torniamo alla casuccia. Vediamo soprattutto se il nostro caro Mollu ha qualcosa di interessante di nuovo. Visto che abbiamo fatto tutta sta roba mid-umbral. Potenziamo il Sanguinatrix, che diventa più 5. Va bene. Ma posso potenziarlo di nuovo? Sì, al più 6. Ah, ok, finalmente ha aumentato le cariche. Meno male. Ci è voluto un po', ma ce l'ha fatta. Tu?
Niente di interessante. Va bene. Allora, in realtà volevo vedere giusto un paio di cose. Non tanto le Ash e compagnia, perché oggi sennò l'episodio diventa molto lungo. È questo robo qua. Effigie nota. Ha meno slot, però è più potente. Però scala anche di meno. Un antico catalizzatore Umbra rinota. Adoperavano strumenti e pratiche di ogni tipo nei loro rituali per onorare Umbra e la Madre Putrida, frutto di una religione sviluppata sin eoni di isolamento. Ok, quindi era proprio un'altra specie, mettiamola così. Cioè un'altra civiltà. Effigie maledetta, legata e impalata. Infligge danni fisici ai nemici e aumenta temporaneamente la frequenza di recupero di energia di chi la usa. Ah, è quella, ok. È quella del Devastatore. Il forte di Trenodi aveva resistito per secoli prima della sua caduta per mano delle sentinelle consacrate che in seguito vietarono alle autorità di Mondstadt di ricostruirlo. Avrebbe dovuto fungere da monito, ricordando il prezzo pagato per la ribellione. Darti base per balesta, il frigo danni fisici lì. Ah, cioè, proprio veramente erano quelli basi. Avevo trovato anche in realtà dell'altra roba interessante. Ottieni slot aggiuntivi per i catalizzatori fino a un massimo di 5. Il pendente del minatore? I due cristalli incantati che fanno parte di questo pendente sono di scarso valore, ma questo non ha impedito ad un osservatore di Dedalo senza soli di picchiare a morte il suo proprietario e di rubare il pendente dal suo cadavere, convinto che fosse prezioso. Madonna mia. Effigie sprezzante. Riduce la salute massima, ma infligge danni aggiuntivi. Sì. Questa se la metto io mi shotta anche se mi respira vicino un nemico. Pendente del distacco è Umbral. Un pendente che incorpora un antico medaglione di pietra di Mondstadt, ora deturpato e modificato, ha una chance di generare una mina quando si uccide un nemico con un attacco che infligge danni d'avvizzimento. Wow. Questo è molto molto gioco. Anello della prima bestia. Che bello. Anello su cui è raffigurata la prima bestia aumenta l'attributo costituzione. Alcuni duratori della prima bestia sostengono di aver visto con i propri occhi nelle zone più aspre e desolate dell'entroterra di Udinrang il dio titanico che attraversava le bufere di neve di quel vasto paesaggio ghiacciato. Un anello con un piccolo occhio che non sbatte le palpebre. Può lanciare magie Umbral con un catalizzatore non Umbral. Ok. Un anello dall'aspetto ingannevolmente innocuo aumenta il mana massimo. La radice cui è stato ricavato questo anello è stata raccolta da un albero di una specie incredibilmente rara che si trova solo nelle foreste più profonde del Nihal orientale. Aumenta il carico massimo, figo. Questo anello è stato faticosamente realizzato con tante piccole ossa, ma risulta sorprendentemente resistente. Anello di Berinon. Un anello macchiato e corroso, su cui sono incisi vari simboli alchemici, granate e fiaschette, costano meno munizioni e infliggono danni aggiuntivi. Nonostante portasse il nome del primogenito di Antanas, Berinon non aveva grande ambizione se non quella di continuare a studiare l'alchimia. Attività che gli costò un braccio, ma alla quale si dedicò per tutta la vita. È bellina come cosa. Studiato senza sole. La labirintica miniera in cui i poveri lavoravano per riempire le tasche dei ricchi. I lavoratori sono cessati da tempo, tranne per alcuni sfortunati che hanno perduto la ragione e sono rimasti al suo interno. Mappa della cisterna. Un tempo riserva idrica della città con accesso diretto a Kalrat alta tramite un ascensore. In seguito la cisterna è stata adibita ad altri usi più tetri, come testimoniano le gabbie appese. Annotazione incoerente sul diario. Alcune parti di questi appunti eschissi sono stati realizzati con mano malferma. Il testo di Tacitus a volte è confuso, ci sono tanti occhi scarabocchiati. Frettolosamente, e il disegno centrale raffigura un abisso che si spalanca. Sono le fauci. Un'antica tavoletta per la forgiatura delle rune, ora scheggiata. Pur non essendo onnipotente, il forgiatore sapeva molte cose e al suo livello di competenza con le rune non è mai stato eguagliato. Una maestria raggiunta attraverso numerose epoche. In realtà, figa sta roba. Figa, figa, figa. C'era altra roba intrigante, volevo vedere le rune. Uccide il nemico, si ottiene mana, garantisce la rigenerazione di un piccolo quantitativo di mana. Questo è interessante. Aumenta il vigore ottenuto, riduce i danni fisici. Aumenta la frequenza di scoperta degli oggetti. Porca troia, questo per farmare mi sarà molto molto utile. Mi sarà tremendamente utile. Però basta. Perché non voglio che l'episodio duri così tanto. Prossima volta magari ce lo recuperiamo. Facciamo gli ultimi due giretti. Ovvero diamo la tavoletta runica a Brunhilde, anche se non è il suo nome. So, the tablets are all here.
Just one more left, human. Traveler, there is often no greater misjudgment than power being placed in the hands of one unfit for it. And Galinda's calloused hands and heart will only bring misery with the power of the runes. The final tablet. Breathe through me, and I... No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing those manacles, if I die, you die. Galinda's already learning so much. She'll see those idiots back in Sturlevo choke on their words. Another like you roams more instead, traveler. A man I encountered long ago. One already burdened then. A burden which has only increased enormously in the years since. And taken a heavy toll. Had prolonged exposure to that obscure force so baneful to humanity. And his is a bleak, ruinous road. Sta parlando di Archeom, mi pare si chiamasse così il protagonista del primo. Enough chit chat. There's work to be done. Va bene, ma quindi questo significa che vendi sì delle rune base migliori? Poi vabbè, potenziare equipaggiamenti, vabbè. Peccato che non le può magari creare anche specifiche. Peccato. E che dire ragazzoli, oggi dopo tanto tempo abbiamo fatto un altro episodio, io spero vi sia piaciuto, come al solito un piccolo momento di spam personale, che se non ce lo facciamo noi non ce lo fa nessuno, sotto in descrizione trovate un sacco di link per potermi supportare in modo completamente gratuito o meno ragazzuoli. Il primo si può fare tramite i vari link da affiliato a HRK e soprattutto a Instant Gaming, ed essenzialmente acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito, trovando un sacco di giochi, chiavi, software e compagnia a poco, quindi in caso grazie di cuore ragazzi. Oppure se volete essere un po' più diretti potete farlo tramite una donazione tramite Ko-fi per offrirmi un caffè o tramite Streamlabs, anche in questo caso veramente grazie di tutto. Poi come al solito vi ricordo che sono in live ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini, quindi se volete passare a farci un saluto siete più che benvenuti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi, che sono cose che danno sempre una gigantesca mano. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio.